Siamo qui a Venezia e stanno arrivando, e per la verità sono già arrivati quasi tutti i consulenti per il nostro evento l'EFPA Italia Meeting 2017 di quest'anno. È un momento topico per la professione del consulente finanziario perché siamo alla vigilia dell'entrata in vigore della MiFID 2. A gennaio ci saranno molte meno aspettative perché già affronteremo l'argomento con le risposte delle case mandanti, ma qui oggi noi vogliamo anticipare molti aspetti che poi andremo a trattare l'anno prossimo. Naturalmente dal punto di vista di EFPA questi aspetti saranno trattati soprattutto sotto l'aspetto della formazione che MiFID tratta in relazione al nuovo modo che ha di porre la consulenza. Dovremmo tutti abituarci a porla in una certa maniera e a rendicontare diversamente i servizi offerti ai clienti. Questo presuppone per tutti una formazione più approfondita non solo nella parte servizi ma in tutto quello che riguarda le normative e anche per tutto quello che riguarda poi le piattaforme e l'uso delle piattaforme che sicuramente saranno implementate dall'anno prossimo. E quindi EFPA è attiva da sempre in questo ambito di attività con le sue certificazioni che già prima dell'evento della MiFID contenevano già tutti gli elementi formativi che poi sono stati richiamati dalla MiFID stessa. Ci aspettiamo molto anche in termini di nuove certificazioni proprio da questo aspetto, dall'entrata in vigore della MiFID, perché sarà naturalmente la competizione stessa tra strumenti e tra varie tipologie di approccio con i clienti che porteranno il consulente stesso a formarsi in maniera diversa. E devo dire che la formazione è proprio ciò di cui abbiamo bisogno non solo come consulenti ma soprattutto come mercato del risparmio. Infatti in Italia, popolo di grandi risparmiatori da sempre, lo sappiamo, i nostri concittadini hanno investito poco tempo di solito nella loro formazione finanziaria e noi sappiamo che l'opera del consulente finanziario, che è stabilmente di fianco ai suoi clienti per molto tempo, spesso surroga anche questa attività di formatore nei confronti dei suoi clienti proprio per la stabilità del rapporto che sviluppa con i clienti stessi.